Chiara, qui ci sta una bistecca che ti aspetta, quindi prendi il primo freccia da Milano, prima classe mi raccomando, via Zara 27, 1978, che dietro a questa porta rossa c'è una bistecca per te. Andiamo! Guardate dove sto, al 1978, che è il locale di Valerio Braschi. È un ragazzo giovanissimo che nel 2017 ha sbancato Masterchef, all'epoca aveva 18 anni e ha vinto l'edizione di Masterchef. Poi insomma, nella pratica gli è andata bene, ha aperto questo ristorantino, siamo a Roma, vicino via Nomentana, via Zara 27. Oggi gli ho portato due bistecche strepitose, gli ho detto a Valerio, voglio vedere come un vincitore di Masterchef mi acchitta queste due super bistecche stramarezzate. Eccomi! Allora, caro mio, ciao, bentrovato. Noi diciamolo ragazzi, piena emergenza Covid, i ristoranti sono chiusi, non si può tendenzialmente fare un cazzo, ma noi abbiamo chiesto a Valerio se ci apriva per un giorno il suo ristorante per fare questo esperimento. Allora, caro Valerio, cosa mi hai portato? Uno, porca loca. E due, T-bomb e costata. Senti una cosa, fra un po' viene una mia amica, esperta in vini, e ci dà una mano, va bene? Quindi se suonano sappiamo chi è. Sappiamo già chi è. Aspetta carino. Perfetto, mamma mia che bellezza. Direi, caro Valerio, prima di iniziare, di guardare e aprire le due bistecche che ti ho portato. Allora, sono, guarda, è una Sakura Nani, non so se la conosci, ma è una selezione che fa il gruppo Galli, di bistecche extra marezzate da tutta Europa. Se le apriamo, ce le godiamo, ce l'hanno messe sotto vuoto, secondo me è tanta roba. Assolutamente, e adesso le apriamo. Allora, vediamo prima di tutto che cosa ci propone oggi. Bella, ragazzi, guarda che meraviglia, mamma mia, le bella. Mamma mia, che marezzatura che c'è. Senti qua. Quando la cuoceremo, la carne deve sempre stare, tu lo sai meglio di me, fuori dal frigo e aperta, arezzata per almeno un'oretta, due. Vai fredda di frigo, ricordate, non si apre la bistecca al sottovuoto, non si tira fuori dal frigorifero e poi e la si schiaffa in griglia. No, sbagliato. Vai. Bisogna aspettare che la temperatura salga. Mamma mia, no vabbè dai, ma scusatemi il termine, non me lo bipate, ma che cazzo è questa? Io mi permetto di prendere il telefono e fare una foto. Vai, fai, fai tutte le foto che vuoi. Mamma mia ragazzi, è marmo puro, guarda che bistecche strepitose, meravigliose, e il campanello dalla porta. Vado, te? Vado, vai. Io vado. Ciao, sono Francesca, diversami ancora, ma Michele sta qui? Prego, è in cucina. Michele, ti ha portato il vino come mi avevi chiesto, eh? Siamo al completo, ci abbiamo la carne, il vino e lo chef che contro coglioni. Vuoi iniziare? Dai, io direi, prima di proseguire, spieghiamo le differenze fra queste due bistecche. Questa è una porterhouse, tecnicamente è una porterhouse. In Italia la conosciamo come taglio alla fiorentina. Generalizzando potremmo dire che è una T-bone, perché c'ha l'osso a T, se lo guardate, ma andando nello specifico gli americani chiamano questa portento, questa meraviglia, porterhouse. Sapete perché? Perché ha il filetto un pochino più grande rispetto alle fiorentine, alla T-bone che è più piccola, mentre invece questa è una meravigliosa costata. Ora, nell'uno e nell'altro caso parliamo davvero di eccellenze. Io ho chiesto a Valerio, ho detto Valerio, tu sei famoso perché hai vinto Masterchef e perché sistematicamente ti inventi dei piatti assurdi. Allora gli ho detto, io da uno così voglio che mi fa vedere come mi lavora se bistecche. Da questo momento io mi taccio. Allora, è sacra, non andrei a modificarla più di tanto. Le lasciamo qualche minuto in modo che l'emoglobina colori la carne ancora di più, perché sapete, quando la carne viene messa sotto vuoto e poi viene aperta, deve essere lasciata un po' di tempo aperta in modo che poi l'aria rifà risaltare ancora di più l'amarezzatura e il colore rosso. Quindi vedete che adesso questa carne diventerà ancora più rossa col tempo. Ma allora è completamente davvero, cioè questi che vincono Masterchef non sono solo fuffa. No, io sono ho fatto un percorso di studi anche. Bravo, mi piace. Soprattutto sulla carne che adoro. Questa è una crema di cavolfiore. Perché è così scura? Noi il cavolfiore lo cuociamo intero, avvolto nel forno, nella carta forno, dalla pellicola, dall'alluminio, lo cuociamo in forno a 180 gradi per un'oretta, poi lo scoperchiamo e lo lasciamo cuocere a 250 gradi per altri 10 minuti, in modo che tutta la parte esterna diventi tostata, quasi bruciata, e l'interno ancora bello bianco. Lo frulliamo, lo montiamo con un po' di burro e alla fine abbiamo questa salsa. Ma che ci ha messo? Fatemi vedere.
Questo è un mix. Questo è un sale. Questo c'è sale. Ci ho messo rosmarino, aglio in polvere, salvia e alloro. Cioè l'hai messa qua sopra tutta sta roba? Come osa il Valerio Braschi? Come osa? Ma d'altronde se non osi non penso che tu riesci a convincere Bastianic e Cracco. Fuori dalle telecamere l'unico che ho conosciuto è stato Cracco. Com'è? E ti posso assicurare che almeno per quello che ho visto è una persona squisita. Francesca, su un'isola deserta rimani con Cracco o con Bastianic? Oddio, con tutti e due se va? No, solo con uno. Ma con Cracco. Con Cracco, ok, perfetto, scusa, interruzione, allora, proseguiamo. Amici di Braccio, ancora piccolo break, no, piccola no, interruzione, no, perché Valerio sta rilasciando un'intervista a Radio Latte e Miele, da quanto ho capito, però noi cogliamo questa pausa per presentarmi i vini che mi ha portato Francesca. Allora Francesca, mi piace perché hai bussato coi piedi? Ti piace? Con tre bottiglie, mica una. Siamo in Campania, allora precisamente ai piedi del Monte Somma, quindi Parco Nazionale, zona stupenda, Lacrima Christi del Vesuvio Rosso, l'Aglianico, e poi abbiamo il Piedi Rosso, quindi abbiamo questi due in purezza e qua un blend di questi due. Mi piace questo fatto, ristorante a Roma, chef romagnolo e vino campano. Se volete una descrizione tecnica di questi vini la trovate o su Versami Ancora, perché Francesca ha fatto una descrizione molto più tecnica. Comunque alla fine di questo video potete vedere il video della descrizione di Francesca. Francesca, rimani con noi per mangiare la bistecca? Vabbè certo, sennò che ti apri sti vini. Perfetto, ok. E dai. La vogliamo fare in maniera un po' diversa dal solito, anche per quanto riguarda la cottura. Quindi andremo a dargli una bella cottura iniziale, poi andremo a far riposare per arrivare alla cottura al cuore, un po' anche in forno a 90 gradi. Io ho messo degli aghi di rosmarino. Perché ho messo il rosmarino? Perché il rosmarino aromatizzerà ancora di più la carne, l'olio essenziale aromatizzerà la carne ancora di più. Questa cioè è... ragazzi, è qualcosa di sconvolgente. Ma sento anche io delle tende. Mamma mia! Ma se rimanessi con lui sulla deserta? Mangi, sicuro mangi qua. Girala, girala. Guarda qua, ragazzi, si è staccato un pezzetto di grasso. Non me lo posso mangiare perché sennò mi ustiono. Devo andare a reparto grandi ustioni. Adesso la alzeremo anche, la facciamo stare qualche secondo sull'osso, sì, in modo che la cottura arrivi anche da sotto. Questa è la nostra cipolla bianca, classica, che ha cotto tutta la notte a 55 gradi in aceto di melograno, rosmarino e zucchero. Delicatissima. È molto, perde la forza della cipolla nonostante rimanga croccante. Buona, delicatissima ragazzi. Allora adesso andiamo a spegnere il fuoco. Vado con il rosmarino, visto che la carne è calda, vado a strusciarci il rosmarino contro, che sembra una cavolata, ma il rosmarino scaldandosi possiamo metterlo pochi secondi nell'olio, nel grasso, in modo che tira fuori l'olio essenziale, e l'andiamo a pennellare. Cosa? Scusa, non resisto, c'ho un altro format, strusciami ancora! E adesso andiamo a mettere in forno in piedi, ovviamente, sempre in piedi, 90 gradi per qualche minuto, per farla arrivare la cottura al cuore. Ma lo sai che c'ha una raffinatissima nota aromatica di rosmarino? Perché il rosmarino è l'olio essenziale. Però ci tengo a dire una cosa, il rosmarino ragazzi è un condimento molto paraculo, ma se vogliamo anche pericoloso, perché molte brucia. Volte se si brucia te rovina la carne, tu in realtà quindi hai fatto uscire l'olio essenziale senza, guardate, senza averlo bruciato. Bravo, bravo, bravissimo. La mettiamo a riposare sotto questa lampada accesa, in modo che non diventi fredda. Ragazzi, speriamo che YouTube non blocchi questo video a luci rosse. Esatto, perché sta a luci rosse. Questa è proprio a luci rosse, ragazzi. Andiamo a prendere la bistecca, andiamo a separare prima di tutto il controfiletto, quindi la parte del controfiletto, e adesso la parte più morbida, che è il filetto. Questa per me è la parte più buona in assoluto. Assaggio? Grazie. Ragazzi, siamo a livelli altissimi. No, vabbè. Siamo a livelli altissimi. Ragazzi, Champions League. Allora. Anzi, vi dirò di più, semifinale della Champions League. Questo è il piatto, quindi un piatto caldo.
normale, bene, sì, ci sta, sì. La carne la vado a condire prima. Noi utilizziamo un olio di brisighella, quindi non ci vado a mettere sale. La vado con la mano semplicemente a condire bene, diventare, guarda come diventa bella lucida. Cosa, guarda, e il sale proprio è una cosa maestosa. La andiamo a impiattare. Andiamo poi a metterci questa crema di cavolfiore bruciato. E poi il piatto lo voglio rifinire con questi petali di questa cipolla che ha cotto nell'aceto e nello zucchero. Questo è il nostro dato. Se vogliamo, per concludere, e vogliamo, dai, un filino d'olio crudo su tutto, e questo è il nostro piatto. Abbiamo assistito indiscutibilmente, ragazzi, ad un approccio gourmet nei confronti della nostra bistecca, nei confronti della nostra Sakura Nami, però era normale perché Valerio ha questo approccio, ma a me intriga molto, io mi sento davvero privilegiato, mi sento una sorta di Alberto Angela che va a vedere le opere d'arte dei vari Leonardo da Vinci, dei vari Michelangelo, insomma mi sento questo, sono un gran privilegiato, con grande felicità condivido con voi questi momenti. Allora, sei partito praticamente da questo, sei arrivato a questo. Ragazzi, il resto ce lo mangiamo noi dopo. Però prima chiedo a Valeria, ma tu a chi lavoresti da? Se potessi scegliere un cliente che avesse la possibilità di varcare questo ristorante per dare questo ben di Dio che abbiamo appena creato, a chi lo daresti? Beh, allora, io di VIP ce n'ho un centinaia, da Cristiano Ronaldo della Juve, io tifo Juve, quindi figurati. Vabbè, di figurati. Alla Chiara Ferragni, quindi... Un appello glielo potevo fare. Chiara! Posto che questa tua creazione è dedicata a Chiara Ferragni, se aspettiamo che arriva adesso rischiamo che ce la mangiamo fredda. Secondo quindi è meglio che la invitiamo, la rifaremo. Esatto, ah, Chiara, se vieni te la rifai espresso, giuro. Chiara, mi raccomando, questo è un bravo ragazzo, ha fatto sta cosa, sta opera d'arte solo per te. A Fedez no, eh. Tutto il fiato che ho in corpo, ragazzi, urlo un sincero entusiasta mortacci quanto è buona! Bravo Ale, bravo, 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 sono soddisfatto. Ciao ragazzi, scusate, mi sono scordato di salutarvi come di consueto. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Grazie ai vini Tenuta Bustea che ci hanno permesso la realizzazione di questo video. Ciao a tutti. Allora ragazzi, io vi sto aprendo il vino, dei tre iniziamo con l'aglianico. Va però bene, vai a giudicare. Metà dell'osso. Va bene, va bene, a fare fatto. Ci sta lo scambio. Ok. E direi che Francesca si porta a casa questo, va. Che è la parte più buona. Direi che mica male. Così dicono, eh? Perfetto.